Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Ieri sulla vicenda della finale di Coppa Italia, della sparatoria che c'è stata poco prima della partita, è intervenuto anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il che significa naturalmente, oltre al Presidente del Consiglio, che poi ha detto che è stato un errore quello di condurre una trattativa con le tifoserie, con i capi delle tifoserie, poi per scegliere se far proseguire o no la partita, anzi se farla cominciare. Quindi resta più che mai quel sabato di follia ultra un caso politico, perciò continueremo a parlarne naturalmente insieme ad altri argomenti politici che hanno dominato la giornata di ieri e che caratterizzeranno anche quella di oggi, che è abbastanza decisiva per capire che strada prenderanno le riforme in Senato, perché oggi ci sarà una riunione molto importante. Ieri c'è stata su questo argomento la direzione del Partito Democratico, quindi come vedete ci sono molti argomenti dei quali parleremo con i nostri ospiti. Ve li presento subito. Intanto c'è Stefano Menichini, direttore di Europa, buongiorno. Poi c'è Fabrizio Cicchitto, buongiorno. Di Nuovo Centrodestra, buongiorno. Poi c'è Lucio Malan di Forza Italia, buongiorno. E Alessandra Ghisleri, che è a Roma per la prima volta, Omnibus, anziché collegata, sondaggista, come tutti sanno, di Euromedia Research, anziché collegata da Milano. E arriverà tra poco anche il senatore del Partito Democratico, Corradino Mineo. Però Ghisleri a Roma vuol dire che le cose si stanno facendo calde. Esattamente, quindi ci darà molti numeri. Allora, viene a osservare da vicino la scena politica. Allora, cominciamo subito con appunto l'intervento di Napolitano, il rigore di Napolitano, titola l'Unità di oggi. Allora, sentiamo Napolitano e Renzi. Non bisogna trattare con i facinorosi, ma questo è vero, deve essere vero anche per le società calcistiche e i loro presidenti. Rompere dei legami con questi aggregati che vengono chiamati tifoserie e che perfino esprimono dei loro presunti capi che si collocano nel mondo della criminalità e dell'illegalità. Quindi occorrerà molta severità, occorreranno molti interventi adeguati su vari piani. Io credo che sia stato un errore che si sia deciso di andare a parlare con i tifosi nelle forme che lei ha ricordato. Il problema è che l'Italia non ha fatto ciò che hanno fatto altrove altri paesi. Allora, per me sarebbe molto facile oggi giocare allo scandalizzato e dire prenderemo provvedimenti, così come sarebbe molto facile tentare di alzare il tono dello scontro come stanno facendo alcune forze politiche in modo vergognoso. Non sono interessate a risolvere il problema del calcio, sono interessate alla campagna elettorale. Si sono buttati a pesce su una discussione che è la discussione vera, profonda, che riguarda le famiglie italiane, soltanto allo scopo di prendere 3 voti in più. Se credono di prendersi voti in questo modo, che se li prendano. Io sono interessato a un'altra cosa. A me non va giù che se un padre, un papà, un babbo, come diciamo dalle nostre parti, prende per mano il figlio con la bottiglietta d'acqua ed entra allo stadio, gli fanno svitare la bottiglietta d'acqua al bambino, che se la deve ingurgitare o portare su senza tappino, perché il tappino della bottiglietta d'acqua di plastica notoriamente è un'arma contundente. Poi puntualmente, non in questa partita, perché se no ci prendiamo in giro, se no facciamo quelli che seguono il calcio una volta ogni 5 anni, puntualmente entrano le bombe carta, entra di tutto in alcune curve. È un problema di regole? Le regole ci sono. È un problema di tifoserie organizzate? In alcuni dei casi tifoserie organizzate che non rispettano le regole? Abbiamo messo i tornelli e per le persone per bene entrare allo stadio è un'impresa. Devi partire prima a fare la coda, avere i controlli, il biglietto nominativo. Poi però succede, come è accaduto non soltanto in occasione della partita della finale di Coppa Italia, che alcuni fanno quello che vogliono. Allora, vado subito da Fabrizio Cicchitto, perché è una linea un po' diversa, anzi alcuni quotidiani anche online ieri titolavano Renzi sconfessa Alfano, è una linea diversa da quella del Ministro dell'Interno, che invece ha detto proprio no, servono delle misure molto più forti, il DASPO a vita, cioè il divieto di entrare negli stadi per chi abbia commesso atti come quelli che abbiamo visto. E, insomma, c'è una linea diversa nel
governo e soprattutto questo Renzi sembra confermare che la trattativa c'è stata. Questo no, scusi. Questo lo sapremo dopo, solo però io voglio fare una precisazione perché vedo che c'è una disgustosa ipocrisia. E la disgustosa ipocrisia consiste in questo. Lo vedo anche in alcune sortite, mi dispiace, della senatrice Santarchè e così via. È stato peggio quello che è successo l'altro giorno, quando comunque il prefetto e il questore, e gliene va dato merito, hanno deciso che comunque la partita si giocava, oppure quello che ho visto io, perché c'ero allo stadio, quando Roma-Lazio nel 2004 c'era un governo Berlusconi, ma io non attacco il governo Berlusconi, rispondo a chi è così volgare che attacca il governo Renzi, in questo Renzi ha ragione perfettamente, c'è una ipocrisia. Allora lì i tifosi sciolsero la partita, in quel caso non c'è stata trattativa, c'è stata addirittura una decisione dei tifosi della Roma e della Lazio, che poi fecero seguire questa decisione per cui ce ne andammo a casa. A scontri che ci furono tutti coalizzati contro le forze dell'ordine e si prese d'assalto a via Guido Reni addirittura una caserma, oppure quando, non so se se lo ricorda, 2010 Italia-Serbia, ebbene il capo tifoso della Serbia decise che la partita non si faceva. Beh, Genoa, anche in quel caso hanno deciso di fare. Genoa-Siena, i tifosi del Genoa hanno sciolto la partita e hanno costretto i giocatori del Genova a restituire le magliette. Recentissimamente, aspetta un attimo. Recentissimamente, lo ricorda il giornale di ieri, per tenere buoni i tifosi del Milan, l'allenatore Seedorf con un gruppo di giocatori li ha incontrati e così via. Quindi c'è alle spalle una situazione che è altro che trattativa, c'è una situazione che va affrontata, la radice va affrontata, e quindi la retorica sulla trattativa secondo me è completamente sbagliata, perché nel momento nel quale il prefetto e il questore, con l'intesa evidentemente del Ministro degli Interni, hanno deciso che la partita si faceva, ebbene c'è stata una richiesta da parte della società del Napoli di comunicare ai tifosi che questo avveniva e che quel tifoso non era morto. Cioè lei dice non c'è stata trattativa, c'è stato ebbene, solo questo. Perché però altrimenti da tutte tutti le questi eroi che io vedo nel campo, no. Che io vedo, ebbene se noi ci avevamo una situazione nella quale c'era a quel punto una realtà in cui c'era l'invasione del campo, che cosa succedeva? Questo perché? Perché non si affronta il problema di fondo vedremo il governo quale intesa troverà al suo interno, il ministro Alfano propone i DASPO, Renzi dice affrontiamo la cosa in modo più globale, ma la realtà vera qual è? La realtà è che è incorporato nel tifo organizzato, ci stanno dei nuclei armati che prevalgono sul terreno militare. Se non si affronta di petto questo problema... Lo so, però se questi vengono riconosciuti... No, non è che vengono riconosciuti, mi scusi, lei ci doveva... Io l'ho vista per televisione, però vado dall'età di 6 anni allo stadio. Ebbene, se lei non fa i conti con quelle 30.000 persone che stanno da una parte e così via, ebbene, altro che un morto, c'è una carneficina. Quindi se non si affronta il problema a monte, alla radice, e questo richiede una riflessione molto attenta su quello che fare, a mio avviso si fa della indegna propaganda, perché i precedenti sono questi. Credo che sia stato molto peggio quello che è avvenuto con Roma-Lazio, in cui le tifoserie hanno deciso che la partita non si faceva. Allora, però dire questo problema c'è da tanto tempo non sposta molto, semmai lo aggrava il problema, Corradino Mineo, e il tema è anche un altro, ma sono sufficienti le leggi che ci sono, come dicono molti commentatori, anche molti politici, cioè, basta applicarle, perché poi non è una questione di legge se viene riconosciuto come tale Jenny Acarogna, se viene dato un ruolo insomma di interlocutore a Jenny Acarogna, forse le leggi ci sono. Buongiorno Corradino Mineo. Perdonerai se io non riesco a fare cosa, il politico che si posiziona. Devo dire che quando Fabrizio Cicchitto dice che è una vergogna vecchia
e che è stata rimossa colpevolmente da tutti, non soltanto dai politici, dai giornali, questa degli stadi ha assolutamente ragione. Una antica vergogna italiana rimossa deliberatamente da tutti. Dopodiché la scena che abbiamo visto. Sì, dopodiché non è c'è una storia specifica che è quella che è successa. In un momento sabato. In cui vogliamo ricostruire il paese, e lo diciamo con forza, con la passione di Matteo Renzi, la scena che abbiamo visto non è edificante, l'abbiamo vista alla televisione tutti e ci siamo resi conto di quello che succedeva, non voglio tornare nei dettagli. E quindi lì l'errore che secondo me è stato che nelle prime 24 ore, anche lì, Sardoni, non soltanto gli uomini politici ma anche i grandi giornali hanno fatto finta di niente. Io vi posso citare a memoria i titoli dei grandi giornali il giorno dopo la vicenda, si sono accontentati di una dichiarazione faremo, distruggeremo, risolveremo, e solo qualcuno ha detto ma insomma ragazzi uno spettacolo indecente, tra l'altro uno spettacolo indecente che nella politica spettacolo bisogna considerare molto, perché io da ieri i giornali aprivano tutti ieri c'è stata la correzione, guardati i titoli il primo giorno, cioè l'altro ieri, lo dico di Repubblica e della Stampa, guardateli, perché qui c'è Stefano Menichini che non la correzione non c'è stata quando è stata annullata Roma-Lazio, non c'è dubbio, però Roma-Lazio è passata o Italia-Serbia o Genoa-Siena, quella è andata tutto bene, non c'è dubbio, peggio è stata, l'hanno annullata loro la partita, è stato gravissimo anche quello, però è grave anche questo, e meno male che ieri sia Napolitano che Renzi ci hanno messo una pezza, perché Renzi dicendo è stato un errore ha ammesso senza dubbio che la cosa non poteva andare così. Che cosa fare ora? E finisco. Io non credo che ci sia bisogno di leggi speciali. Questo, come in tantissimi altri problemi, è il problema del governo, dell'amministrazione. Noi non riusciamo a far rispettare le leggi, a imporre un minimo di senso della legalità e del decoro da tantissimo tempo. E questo è il punto fondamentale. Siamo impotenti rispetto alle grandi dichiarazioni che noi stessi facciamo. Il vero cambiamento di Renzi, se lo porterà, e guarda, gli saranno tutti grati, di destra e di sinistra, sarà che alle dichiarazioni seguono i fatti. Le società proteggono. Renzi ha detto che le società di calcio devono pagare l'ordine per l'ordine pubblico. No, io devono pagare. Ti faccio una battuta assurda. Ma non possiamo, è una questione di soldi. Possiamo mettere a distribuire le maglie, le bandierine dei vigili urbani e dei vigili urbani volontari eliminando. So, mi rendo conto che il commercio. Gli steward sono degli ostaggi. Esatto. Sentiamo Malan e poi i commentatori. Ma intanto chi ha detto che c'è stata la trattativa appunto è stato Matteo Renzi, poi sicuramente altri ci si sono accodati, ma è stato il Presidente del Consiglio che ha detto che c'è stata una trattativa, Presidente del Consiglio che tra l'altro era lì e non risulta né lui stesso ha detto di aver preso alcuna iniziativa né aver dato disposizioni. Bene o male, insomma, se c'è qualcuno che rappresenta il potere esecutivo dovrebbe essere davvero lui, per cui dopo è bravissimo a predicare, ma quando era lì, non è, era lì per caso certamente, però intanto c'era. E è vero che nel passato ci sono stati degli altri episodi, è vero che bisogna essere più severi ed efficaci, però proprio gli episodi che ha citato Cicchitto erano proprio episodi di non trattativa, poi è non trattativa finita male, infatti questo non avrebbe dovuto succedere, però la trattativa di imposizione. Dico che c'è di trattativa perché l'ha detto Renzi, io non c'ero, lui c'era, questa invece a quanto pare è un appare essere l'ho detto un, anche un il inedito. Prefetto l'ha messo in qualche modo, ecco, il prefetto, ecco, Pecoraro però ha detto era il male minore, altrimenti succedeva, ed è anche un po', come dire, increscioso che il ministro dell'interno abbia detto una cosa diversa, e 10 anni fa bisogna vedere che cosa si intende per trattativa, perché trattativa non c'è stata, c'è stata comunicazione ai tifosi. Però bisogna dirlo a Renzi questo, perché lui ce l'ha detto. Renzi può Renzi faccia prova in certo, qualunque però caso. Però è il Presidente del Consiglio allora, che lo sostiene. Non c'è stata trattativa, c'è stata comunicazione ai tifosi richiesta dalla società del Napoli di com'era la situazione, meglio, che non c'era un morto e così via. Meglio, allora però bisogna spiegarlo, che è dovuto andare lì, bisogna spiegarlo al Presidente del Consiglio. Lo spiegheremo al Presidente del Consiglio, non c'è dubbio. Quindi in una riunione di maggioranza avrete occasione. Sì. E
quanto il governo Berlusconi, che era nel 2004, e che peraltro Fabrizio Cicchito sosteneva, non lo negherebbe di certo, è quello che ha introdotto il DASPO, è quello che ha introdotto la possibilità di arresto entro le 48 ore se uno veniva identificato nelle riprese televisive, è quello che ha introdotto la tessera del tifoso, che ha portato a una riduzione del 90% degli episodi di violenza e ha portato a un aumento degli spettatori, perché la maggior parte, la stragrande maggioranza di coloro che vanno a vedere una partita di calcio vogliono andare a vedere, come dice Renzi, no? con il bambino in tranquillità. Questo è l'obiettivo. Devo dire che all'epoca l'obiettivo fu raggiunto. Poi naturalmente ci sono singoli episodi. Chiaro che però, quando due tifoserie con migliaia di ultras da una parte e dall'altra si uniscono contro le forze dell'ordine, è chiaro che è difficile una reazione, e la reazione deve essere diversa. Se c'è una prevalenza militare bisogna avere una capacità di contrasto militare. Io ritengo che in quelle occasioni bisognerebbe riuscire, in tutti i casi in cui questo non è pericoloso, estremamente pericoloso per tutta l'area, bisognerebbe riuscire a prenderli, arrestarli tutti e poi prendere le decisioni le più severe, applicare la legge in modo rigoroso. Stefano Menichini, faceva una certa impressione però sentire il Presidente del Consiglio, comunque nel suo ruolo, che dice: ah, però il problema è che quando vanno le persone con la bottiglietta ti fanno togliere anche il tappo, invece poi entrano le spranghe, entrano i petardi e quant'altro, e le armi talvolta. Però insomma è forse un discorso che uno può fare in questo modo, lo possiamo fare noi, non so, detto dal Presidente del Consiglio. Ma insomma, sa di denuncia, è un coinvolgimento e il protagonismo dei politici in questa discussione e in piena campagna elettorale distorce un po' i termini della discussione. Quando noi parliamo di quello che è successo a caldo all'interno dello Stadio Olimpico, intanto dovremmo avere anche rispetto nei confronti di autorità di pubblica sicurezza che si trovano in queste circostanze, che hanno una grande esperienza sulla materia e che si trovano in queste circostanze a dover prendere delle decisioni sotto una pressione pazzesca, molto spesso loro stesse nella conoscenza relativa di quello che è accaduto, e avendo come priorità assoluta la salvaguardia delle persone che presenti, che sono molte migliaia, e la stragrande di loro totalmente estranee sia alla violenza che alla minaccia che a qualsiasi trattativa. Quindi io per l'esperienza che ho, si possono commettere naturalmente degli errori. Cicchitto ricordava quando il derby Roma-Lazio venne interrotto sulla base di informazioni che nessuno riusciva a controllare e che si rivelarono completamente errate, però ripeto, bisognerebbe esserci, bisognerebbe stare lì in quei minuti e stare sotto quella pressione. Ma c'è un tema dello stato piegato, c'è un problema dello stadio piegato della vedova Raciti, anche oltre sì, no, ma sì, ovviamente, perché c'è quell'immagine di quel tifoso con quella maglietta. Noi però stiamo scortato. Sì, però attenzione, prima Corradino Mineo diceva che il tema è stato rimosso. Io francamente non mi pare che il tema sia stato rimosso. Noi parliamo di questi argomenti ciclicamente, ripetutamente, da molti anni, in tutte quante queste occasioni. Le leggi, ci sono delle leggi, ci sono delle leggi che le tifoserie, e neanche quelle violente, le tifoserie nel loro insieme considerano penalizzanti. Leggi speciali ai loro danni, si rifanno al clima di repressione che secondo loro c'era negli anni 70. Bisogna guardare le cose da diversi punti di vista per capire. C'è in un mondo vasto e che è contiguo poi a dei nuclei di violenza organizzata un atteggiamento di ostilità e di senso di respingimento da parte dello Stato, delle autorità pubbliche. C'è un'ostilità latente nei confronti delle forze dell'ordine allo stadio da parte non soltanto di un nucleo di qualche centinaia di facinorosi, di violenti, ma in generale. È questo che bisogna sconfiggere. Bisogna, come si diceva una volta, e sono state applicate nei confronti della violenza armata politica delle tecniche specifiche, bisogna svuotare l'acqua intorno al nucleo organizzato, molto spesso politicamente connotato.
C'era un'intervista molto, molto interessante di Maurizio Boccacci, ex leader della destra estrema romana, che raccontava come loro avessero scientificamente tentato negli anni 80 e 90 di insediarsi politicamente nelle curve, come questo fenomeno che noi consideravamo a un certo punto irreversibile invece poi piano piano si sia frantumato. Le cose cambiano, bisogna isolare sicuramente il nucleo violento, colpirlo con tutta la forza della legge, rendere più facile l'accesso allo stadio alle persone tra virgolette normali. Questo è anche un problema di strutture, nel senso che tu puoi mettere i tornelli, puoi alzare le gabbie, la cosa importante è che ci siano dei dati strutturali che disincentivino l'accesso allo stadio di per esempio, purtroppo, una delle misure che è stata adottata nei paesi che questo problema l'hanno già in parte risolto è alzare molto il prezzo del biglietto, quindi sono delle scelte da fare, vuol dire che tu selezioni anche socialmente fra quelli che allo stadio ci possono entrare e quelli che rimangono a casa a guardarsi la partita in televisione. Noi siamo in una terra di mezzo, tra l'altro, perché guardiamo a paesi dove la situazione è sicuramente più avanzata e dove sono state fatte scelte esattamente di questo tipo, e abbiamo dietro paesi dove la violenza negli stadi assume delle dimensioni ancora che pazzesche. Ci sono scene che vengono dal Sud America che ogni tanto vediamo, che ricordano com'era la situazione in Italia molti decenni fa, invasioni di campo, aggressioni, queste cose qui in Italia non avvengono più e sono state fermate, altre avvengono ancora. Quindi in maniera razionale, in questo Renzi bisogna dargli atto di dire togliamo questa storia dalla contesa elettorale di queste settimane e parliamone a freddo, prendiamo le misure anche nel caso. Quindi ha fatto bene a frenare Alfano, secondo me. Ma io non so se abbia frenato Alfano. Alfano diceva facciamo subito leggi. Alfano ha dato una risposta anche lui, diciamo, sull'onda di una emotività che segnalava la necessità anche nei confronti dei corpi di polizia, che è un problema specifico che il ministro dell'interno ha, cioè deve dare un segnale ai corpi di polizia del fatto che lo Stato sta con loro e non accetta che ci possano essere offese o non accetta che ci possano essere momenti di intimidazione a cui le forze di polizia si devono chinare. La maglietta quello è stato un atto simbolico terrificante, ma il funzionario di polizia che va sotto la curva del Napoli per cercare di risolvere la situazione deve parlare con colui che si trova davanti. Certo. No, ma anche per le forze di polizia è stata un'umiliazione alla quale Alfano a caldo ha cercato di reagire. Prima perché vedevo Mineo che scuoteva la testa e vuole intervenire anche Cicchitto, però io prima volevo chiedere ad Alessandra Ghisleri se è possibile, cioè chi beneficia tra le forze politiche. È chiaro che non ci possono essere delle rilevazioni a caldo, però una storia di questo tipo. Che problema capisci già che questa domanda crea, che fai visto che Renzi ha detto c'è chi fa lo sciacallo, chi entra nella campagna elettorale in questo modo. Renzi, Intanto bisogna dire che la triste vicenda porta in luce un fatto increscioso insieme al fischi all'inno italiano, cioè che in Italia esistono delle leggi che non vengono applicate, quindi mette in luce una debolezza dello Stato incredibile, al quale nessuno riesce a rispondere. Non è un problema di chi, governi che si succedono, è un problema di caduta di quelli che sono i punti di riferimento. E quindi viene a mancare veramente un assetto forte e quindi la fiducia dell'italiano normale, il cittadino che va allo stadio e che guarda la partita attraverso la televisione, non è che si impressiona tanto dei cori, sì si impressiona, ma si impressiona poi a seguito di quello che avviene dopo. Prova nel fatto della risposta immediata del Presidente del Consiglio, cioè un'intervista che viene fatta in quel modo dove ancora, scusatio non petita, dice non facciamo campagna elettorale. Allora ne è consapevolissimo che la campagna elettorale, siccome abbiamo avuto da Pasqua adesso un periodo di pausa molto lungo, nella quale i più fortunati hanno coperto con qualche ponte e vacanze, le persone sono un po' allontanate, c'è stato un po' anche un fermo. La vera campagna inizia adesso, sono 3 settimane molto, molto pressanti
e i toni rischiano di essere, di cadere veramente non tanto nella violenza verbale, quanto purtroppo nella caduta delle istituzioni. E questa è la tristezza, diciamo, e la gravità della situazione. E questo da questo deriva la necessità che ha sentito Renzi di dare subito un'altra intervista? Secondo me sì, perché leggevo anche stamattina nei vari articoli. Lui fa campagna elettorale andando in giro, no? Fa battute, stringe la mano al suo vicino di casa, tra virgolette, all'edicolante di fianco a Palazzo Chigi, e ha capito che l'inasprirsi di una situazione di questo genere lo pone in difetto, perché lui era seduto nel palco delle autorità. Esatto. Questo allora, è grave. Cioè, fermo un momento, Alessandra Ghisleri, perché questo resta un punto importante e diamo la pubblicità perché dobbiamo farlo, e poi rientriamo e sentiamo che cosa ha detto ieri a Piazza Pulita, in un'analisi molto lucida su questo punto, Carlo Bonini, un giornalista di Repubblica, esperto di giudiziaria. Anch'io, certo. C'è tempo per tutti quanti, dopo la pubblicità. Comunque Alessandro ha detto una cosa. Una circostanza che mi ha colpito sabato e che è una circostanza fattuale, quindi non smentibile da nessuno. Prima sentivo la ricostruzione, il testimone in tribuna d'onore che diceva non ci rendevamo bene conto di che cosa era accaduto. Allora, la notizia della sparatoria in Viale di Tor di Quinto è delle 19:30. La partita, Renzi arriva allo stadio alle 21. La notizia del ferito in fin di vita alle 21 apre tutti i siti di informazione italiani ed esteri ormai da un'ora. Immaginare che gli ospiti della tribuna d'onore che erano arrivati allo stadio tra le 9:15 e le 9 non fossero al corrente di quello che era accaduto un'ora prima fuori dallo stadio olimpico è francamente del tutto inverosimile, così come del tutto inverosimile che i presidenti delle due società non sapessero che cosa era accaduto fuori dallo stadio, tant'è vero che mandano il capitano del Napoli a rassicurare la curva sulle condizioni del ferito. Quindi l'intera tribuna d'onore dello Stadio Olimpico sapeva che cosa era accaduto. Il Presidente del Consiglio arriva allo stadio con la sua famiglia sapendo quello che era accaduto. Quindi era accaduto fuori dallo stadio. Il problema è che il Presidente del Consiglio, esattamente come tutte le altre autorità sportive e istituzionali presenti in quella tribuna, si sono comportati né più e né meno come chi, diciamo così, dà per scontato, come se fosse, non so, il giorno e la notte, che a margine di una partita di calcio ci si possa scambiare 4 colpi di 7,65. È nelle cose. La notizia non è hanno sparato, la notizia semmai è vivo? È ancora vivo o è morto? Ecco, Corradino Mineo, questo punto lo sollevava prima anche Alessandra Ghisleri, il punto Marrenzi ci doveva andare, anche perché in realtà non si trovava già lì. Carlo Bonini ieri ha ricordato questa una circostanza fattuale. Qual è il significato e se è stato un errore? Io credo che non ci siano dubbi. Abbiamo fatto tutti una figuraccia. Lo Stato ha fatto una figuraccia, le autorità presenti hanno fatto una figuraccia. La risposta... non c'è stata nessuna trattativa, la prima risposta, sulla base anche di informazioni Interrompo improprie. Soltanto per dire, la risposta di Renzi a questa obiezione, anche del Presidente del Senato Grasso, è stata quella di dire però sarebbe stato grave se non sarebbe stato quello un cedimento. Arrivo. Allora, o forse invece secondo me è stata una figuraccia, l'abbiamo visto in televisione, non è inutile discutere di una cosa evidente. E ha fatto bene Napolitano ieri a intervenire, ha fatto bene Matteo Renzi a metterci una pezza, perché al di là delle parole giuste contro chi strumentalizza, ha detto abbiamo fatto un errore, punto, è stato fatto un errore, l'ha detto, non ci sono storie. Dopodiché mi pone un'altra domanda, se ne doveva andare, guarda... Non doveva andare forse. In tribuna d'onore è complicato, non so... come vedesse lui la cosa, non so che racconti avesse
di quello che era successo prima, eccetera, eccetera, eccetera. Perché vedi, si può anche decidere di fare la partita, può anche essere, Renzi l'ha detto, può anche essere giusto fare la partita mentre fuori i delinquenti si ammazzano, no? Perché se tu, se quello spara e tu togli a migliaia di persone per bene il diritto di vedersi la partita, non so se fai una cosa giusta. Quindi anche la reazione "giochiamo comunque" è una reazione sensata. Che cosa è insensato? Quello che abbiamo visto in televisione, cioè Hanzik che viene accompagnato e scortato fino alla curva del Napoli, quel gaglioffo che si fa vedere con la maglia in cui si esalta un assassino di un ispettore di polizia, questo è insensato. Allora, vuoi sapere che cosa penso io? È che Renzi non ha avuto riflessi, se ne avesse avuto se ne sarebbe andato a quel punto. Mi ricordo una partita Francia-Algeria, quando fu fischiato dai ragazzi delle Banlieue di Parigi la Marsigliese, Jospin rimase e Chirac se ne andò, e ha avuto ragione Chirac in quell'occasione. Però l'importante è che ora ci abbia messo una pezza e dopo due giorni almeno abbia riconosciuto l'errore. L'ultima cosa, una sola voglio dire, perché mi interessa del discorso che faceva il mio amico Stefano Menichini. Va bene che c'è questo contesto di violenza, ma io non lo vedo come un contesto di violenza tipo i Notav o tipo l'estremismo di sinistra. Questo è un contesto di violenza negli stadi che somiglia di più al contesto di violenza mafiosa e camorrista, perché c'è un'autorità in doppio petto che di questa violenza ne approfitta. Cioè i responsabili delle società non fanno nulla contro i violenti, anzi se li coccolano in disprezzo di tutte le leggi che ci sono da anni. Perché di queste leggi non se ne fanno nulla, perché queste leggi non le colpiscono, non c'è il modo. Noi colpiamo sempre l'ultima ruota del carro, cioè il ragazzo che si fa irretire da gruppi violenti e squalificati, ma non colpiamo chi sta sopra e che sta tranquillamente a guardare e a prosperare di questo stato delle cose. Parlo, come ha detto Napolitano, dei presidenti delle società di calcio e delle società di calcio. Per questo appunto adesso Renzi, sì, non so se è d'accordo tra l'altro Cicchitto su quello che ha detto Renzi, appunto che devono anche pagare per l'ordine pubblico. Guardi, le società. Oltre al fatto se ne doveva andare o no, Renzi? Sono d'accordo Renzi. Abbastanza con quello che ha detto Menichini e sono in dissenso su molte altre robe che ho sentito. Perché bisogna che distinguiamo le cose. Allora, mettiamo allora ordine intanto se ne doveva andare e non doveva andare allo stadio o no, Renzi. Ma guardi, il fatto di dire non doveva andare allo stadio secondo me è semplicemente aberrante. Va allo stadio, il punto è un altro, il punto è un altro. Noi dobbiamo distinguere le cose e dobbiamo dire che sic stantibus rebus, no? La decisione che è stata presa, ripeto, dal prefetto e dal questore, lo faccio non per scaricare le responsabilità, ma l'abbiamo... per dire che hanno fatto benissimo. Sì, però questo l'avete detto. Lo dice un vecchio frequentatore di stadio. Sì. Se loro avessero annullato la partita, noi con 60.000 persone piazzate dentro lo stadio avremmo corso dei rischi gravissimi. E aggiungo, la subalternità dello Stato sarebbe molto più marcata, come è stata quando è stata annullata Roma-Lazio, come è stata quando è stata annullata Italia-Serbia e così via. Loro hanno deciso di fare la partita. Nel momento nel quale hanno deciso di fare la partita, hanno dovuto fare i conti con l'evitare conseguenze sul terreno di invasione di campo e così via. E di qui i colloqui che ci sono stati. Inevitabili in quel tipo di situazione. Allora, il problema è, in questo c'è una cosa giusta che ha detto Renzi, che qui bisogna mettere un punto. Il ministro degli interni ha proposto il DASPO, può essere fatto, però il punto sul quale bisogna che ci sia un confronto tra governo, maggioranza, forze dell'ordine, società sportive e così via, perché sono d'accordo fino a un certo punto con quello che diceva Mineo, perché le società sportive spesso sono ostaggi di questi gruppi. Io faccio il caso di una società dalla quale sul piano sportivo sono lontano, che è la Lazio. Il presidente Lotito si trova in una situazione in cui ci stanno dei gruppi organizzati
che impediscono alla gente di entrare e non entra nessuno. Loro stabiliscono, per esempio, i tifosi della curva nord della Lazio entrano al 38esimo minuto del primo tempo e la gente sta fuori. Perché? Perché se provi a entrare vai a finire all'ospedale. Allora, il problema che tutte le forze politiche e di maggioranza e di opposizione devono prendere di petto, indipendentemente dalle leggi, è questo. Si affronta, come si affronta la criminalità organizzata, il fatto che società per società, poi con delle differenze, si affronta e si smonta il nucleo armato che è dentro il tifo e che porta a queste conseguenze. Ma allora c'hai degli interventi molto ma molto drammatici e incisivi. Se non si affronta questo nodo, ecco che il prefetto, il questore, le forze dell'ordine sono costrette a, diciamo così, disinnescare la miccia per evitare guai peggiori. Ma se non si affronta questo problema, che è un problema di fondo, che c'è a Roma, che c'è a Milano, che c'è a Napoli, non c'è una distribuzione geografica. Ma come si affronta quello di far pagare? Se, è una... E non è un problema, ma neanche quello di far pagare le società. Perché lei dice perché le società sono anche vittime. Sì, perché c'è un rapporto molto complesso, molte società sono vittime. C'è stata una fase, io mi ricordo, Francesco Sensi alla Roma veniva ricattato da questo tifo organizzato, lui non dava i biglietti e venivano organizzate degli incidenti allo stadio. Quindi, ripeto, per concludere, o si affronta il problema alla radice, ma è una soluzione molto difficile e drammatica, cioè dismontare questi nuclei, non è una e persona. E si affronta dopo le elezioni, Cicchitto? Sì. Ma in parte prima, in parte dopo. Probabilmente, allora, probabilmente va dato un provvedimento che dà il senso di una cosa e poi va fatta una riflessione dopo, più attenta. Due tempi. Allora, Malan, immaginiamo intanto, Berlusconi, presidente del Consiglio, che sta allo stadio mentre succede una cosa di questo genere. Contemporaneamente il più autorevole dei sindaci del suo partito, e parlo in questo caso di Fassino, che è del partito di Renzi. Ah, qui è il gestaccio di Fassino, lei però non mi sembra... Perché dico il più autorevole? Perché è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quello che dovrebbe dominare il Senato, secondo il disegno di Renzi, che fa questo gesto con tutte le attenuanti e le spiegazioni che ha dato Fassino. Sta di fatto che credo che la richiesta di dimissioni sarebbe maggioritaria, il capo dello Stato lo chiamerebbe per chiedersi se si dimette oggi o domani. Si stanno affrontando le cose con maggiore equilibrio, si stanno affrontando le cose oggi, ma indubbiamente certe debolezze, certe carenze stanno venendo fuori, perché la differenza tra le sparate e invece essere uomo di Stato e di governo è... Però l'elemento che diceva Bonini, che mi colpiva comunque, è quello di pensare tutto sommato che è una cosa... accettarla come una normalità, è vero secondo, secondo dire, te? Io ho avuto, una discussione in famiglia su questi argomenti, perché io sono, come tutti, frequento molto, perché lo siete stadio tutti frequentatori di stadi da tanti anni, e ho avuto una discussione sulla questione se bisogna starci o non bisogna starci. E prima che lo facesse Renzi, peraltro su questo approvato esplicitamente dal Presidente della Repubblica, anche io mi è venuto un commento che è un pensiero che ho avuto in tante occasioni di questo genere. Ma perché me ne devo andare io dallo stadio? Cioè, il calcio è una fruizione straordinaria che potremmo cominciare, il cui diritto in qualche maniera, appunto, è diventato un diritto quasi. E penso che sia giusto questo. Perché non è tanto andare via dallo stadio, però c'era stato un omicidio fuori, un tentativo, una sparatoria, nemmeno quello. Allora, sarebbe certo stato punto bizzarro. Si disse che non aveva nessun rapporto con la vicenda. Credo che questa questione Renzi se la sia posta e abbia deciso di andare allo stadio. Un po' perché, come ha detto, aveva i figli, gliel'aveva promesso per passione, perché appunto è uno come noi che prova questa passione e che si rifiuta di vederla espropriata da manipoli
di violenti. E questo è il tema. Però la promessa ai figli è ugualmente un argomento che desta qualche perplessità. Se è perché hai promesso ai figli, sei presidente del Consiglio. Non posso fare i conti come cittadino con i figli di Renzi. Tutte le perplessità su questo sono condivisibili. Rimane il fatto che poi la partita si è svolta e forse qualcuno, se Renzi non fosse andato, avrebbe obiettato al fatto che l'unico che di tutti quelli che dovevano seguire la partita, che poi alla fine ha rifiutato di andare per opportunismo, per paura, per non essere coinvolto in una figuraccia generale, era il Presidente del Consiglio. In un clima di campagna elettorale e di propaganda come quella che c'è e che c'è anche un pochino anche questa mattina, sicuramente sarebbe stato rivolto contro Renzi l'accusa contraria. Io credo che lui, e questo è un'ulteriore espressione delle sue caratteristiche e poi anche la sua forza, si è comportato, si è posto il problema e si è comportato come uno spettatore, un tifoso normale. È chiaro che non lo è, perché riveste un ruolo istituzionale. Secondo me la cosa veramente grave è stata la mancata reazione ai fischi anche sui fischi all'inno nazionale. Attenzione, perché era una cosa preannunciata e si sapeva dai giorni che i tifosi napoletani avrebbero fischiato contro l'inno nazionale, per un motivo che spiega anche il clima che c'era intorno a questa partita. I napoletani sono venuti a Roma per manifestare a Roma la loro rivolta e indignazione per come i napoletani sono stati trattati durante tutta questa stagione calcistica negli altri stadi d'Italia e per manifestare la loro reazione. Si chiamano fuori da uno Stato che loro riconoscono come ostile nelle sue manifestazioni. Non dimentichiamoci l'invettiva che c'è stata da Roma a Milano contro i napoletani. Questo è un ulteriore elemento che collega quello che è successo sabato scorso con tante altre cose che sono successe quest'anno. Ma perché io insisto con una cosa che dicevo prima, noi ci dobbiamo rendere conto del clima generale che circonda questo mondo, e che è un clima di ostilità permanente, di tensione permanente, di tensione su tanti livelli, di tensioni contro le società. È vero, il Presidente Lotito, che è discutibile per tanti motivi, sta cercando da mesi, da anni, di fare una sua battaglia personale per difendersi da una frangia della tifoseria che è pesantemente ricattatoria. Lo sta rivendicando, infatti, in questi giorni. Ed è lasciato purtroppo largamente solo in questa sua battaglia. Ci sono tanti livelli di questa vicenda, tanti motivi di tensione incrociati, e quello che a me preoccupa alla fine più di tutti è che, per esempio, le tifoserie italiane, che si dividono su tante cose, si riuniscono nella ostilità nei confronti delle forze dell'ordine e nella determinazione feroce a respingere, smontare, disinnescare, far saltare qualsiasi meccanismo che porti negli stadi un ordine che per noi è l'ordine normale delle cose e per loro è un ordine, come lo vivono loro, ma lo dobbiamo sapere che lo vivono così, è un ordine repressivo che tende a espellere dal mondo del calcio quello che loro considerano l'unico modo naturale, originale, di interpretare il tifo. Allora, sentiamo su questo. Sì. Se noi andiamo a vederci gli atti parlamentari riferiti all'ultima legge che fu fatta di intervento, vediamo che sull'estrema sinistra e sull'estrema destra, cavalcando una tematica che a me è cara, ma era impropria in quel caso, il garantismo, non voglio far nomi perché sarebbe sbagliato, ma dall'estrema destra all'estrema sinistra ci fu una contestazione di questi disegni di legge in nome del garantismo, ma del garantismo dell'ordine dei tifosi di cui parlavamo. Ma senza nomi non si capisce. In secondo luogo, un dato non politico, non c'entra la politica in questa mia ultima osservazione. Io, oltre che a vedere le partite di calcio, essendo un po' maniaco di queste cose, vado anche a vedermi le partite di rugby. Ebbene, antropologicamente è l'opposto. Nelle partite di rugby, che pure è uno sport, pesante, ci stanno tifosi delle più varie cose, sia nazioni
che società l'uno accanto all'altro. E che sono anche altri numeri, però. Sono anche altri numeri, ma non c'è quel vecchio detto inglese. La composizione è diversa. No? Però io vorrei far sentire che cosa ha detto Grillo nel comizio di ieri sera a Cagliari a proposito di questi episodi, perché poi così arriviamo a come si sta radicalizzando lo scontro Renzi-Grillo. Sentiamo Grillo ancora una volta da Cagliari e da Piazza Pulita. Prego. Garanzia. Ieri, per la prima volta, ho guardato un po' la televisione e ho visto, e mi è venuto di nuovo un cuore tremendo, perché ho visto la morte della Repubblica, l'ho vista morire così, in una partita di calcio, ho visto morire con Jenny a Carogna, e sugli spalti invece c'era Renzi, Renzi a menzogna. Pensate un attimo se ci fosse stato sugli spalti uno come Pertini e che avesse avuto davanti Jenny a menzogna, prendeva la pipa e gli dava delle pipate in testa e l'avrebbe mandato via a calci nel culo. E invece le nostre istituzioni, i corrotti, i condannati, perché Lebetino, vi ricordo che è stato condannato in primo grado per distrazioni le chiamano, si è distratto un attimo sui conti del comune. Comunque, abbiamo queste cose, queste sollevazioni sono sentire l'inno italiano fischiato da 50.000 persone, fischiato l'inno italiano, vuol dire che sono segnali molto importanti e bisogna saperli interpretare. E allora vuol dire che lo Stato non c'è più, la Repubblica non c'è più. E vedere il capo della polizia andare da Jenny a Carogna e dire, signor Carogna, scusi, quando possiamo cominciare la partita? È bellissimo. Allora vuol dire che il mondo si è rovesciato. E allora dov'è lo Stato? Quanti stadi si solleveranno ancora, vedendo che magari la classe politica era lì, che non ha preso nessuna iniziativa, sono andati via subito con le loro auto blu, pensate che ce l'hanno ancora, 6 le hanno vendute su eBay. Allora, Grillo, Renzi dice, senza nominarlo, sono gli sciacalli, gufi e sciacalli. È un bacino, un argomento buono per Grillo quello che è accaduto. No, io penso che rispetto, se noi facciamo una piccola riflessione sulle ultime elezioni politiche, negli ultimi 15 giorni, quasi rispetto a quello che erano i flussi, quasi il 5% dei voti del PD andò a votare Grillo. Quindi il Movimento 5 Stelle prese negli ultimi giorni quella coda di impeto attraverso una campagna elettorale del Movimento 5 Stelle fatta di piazze, di grandi eventi. Credo che adesso sia di nuovo la paura è quella che diventi una tensione in questa direzione, perché Renzi vuole recuperare quei punti. E facciamo l'elenco alle scorse politiche, il primo partito era il partito del Movimento 5 Stelle, 50.000 voti sotto c'era il PD e con il 21,6 c'era il PDL, il Popolo della Libertà. Questo porta a una graduatoria che è difficile, quindi Renzi deve dimostrare, non è tanto lui è in campagna elettorale dalle primarie, deve dimostrare che c'è e che ha ed è legittimato in senso positivo, cioè in una crescita. Ecco che tutti i dati, i sondaggi lo danno tutti sopra il 30, 31, 32%, ma la cavalcata di Grillo è molto forte, perché è vero che ha perso elettorato, ma è anche vero che sta crescendo perché trova molti punti. Da una parte c'è il pensiero che il grillino in Parlamento europeo potrebbe essere sempre utile, cioè il deputato che controlla, non troppi, la paura è quella che arrivino troppi, perché ha spaventato con le sue parole dicendo quando arriviamo ribalteremo, perché al momento non hanno fatti concreti riconosciuti dalla gente, ci sono l'assegno dato alle piccole e medie imprese, la diminuzione, però non ci sono fatti di costruzione di qualcosa di questo tipo, e credo che la acerrima lotta sia lì,
perché Renzi non può più prendere altri voti dagli altri bacini che ormai si stanno consolidando, mentre Forza Italia sta cercando di prendere i voti invece di coloro che non vogliono andare a votare o che sono invece ancora indecisi. Posso dire una cosa? Certo. I numeri... io ho l'impressione, però è epidermica, tu invece sicuramente ce l'avrai, diciamo, un riscontro scientifico, che ci sia una, anche una competizione, diciamo una contiguità in un elettorato disorientato, in questo momento incerto, diciamo che è stato negli anni tradizionalmente un elettorato di Forza Italia e che abbiamo visto già alle elezioni dell'anno scorso si è largamente allontanato da Berlusconi, parcheggiato, congelato in qualche maniera, non trova offerte politiche per lui convincenti, non riesce a esserlo del tutto il nuovo centrodestra di Alfano e lì... E lì, in un elettorato che è abituato a rapportarsi con un personaggio forte, con una leadership, diciamo così, molto personalizzata, Grillo può pensare di trovare ulteriore espansione, e ce n'ha già avuta, perché già l'anno scorso ha preso molti elettori che erano del centrodestra. Il voto di Grillo è come se fosse un voto senza responsabilità, nel senso che... è vero. Quindi chiunque lo può dare. Chiunque, è trasversale perché è raccolto da tutti. E poi ricordiamo una cosa, che c'è il Nuovo Centrodestra, c'è Fratelli d'Italia, c'è Forza Italia. La somma di questi tre partiti dà un blocco di quasi 28 punti più o meno. Questo, cioè, è importante perché vuol dire che è vero che Forza Italia ha perso dei voti, però c'è una tenuta dell'area, ma c'è, come dicevi... Cioè è difficile per Renzi intercettare da quell'area? Perché sì, perché molti rientrano dentro Fratelli d'Italia. Quelli che già hanno scelto Nuovo Centrodestra l'hanno fatto nel momento in cui ci fu la diaspora, quindi a novembre c'è stata questa divisione. E poi ci sono altri piccoli... Poi diciamo, c'è la Lega. Piccoli partiti e poi dopo arriva la Lega. La Lega con il suo progetto No Euro sta salendo le classifiche. Lei nelle europee, questo partito, ha sempre dato dei risultati molto importanti perché ha questi argomenti facili. Poi Salvini è un uomo che fa campagna elettorale sul territorio in ogni dove. È molto presente, oltre che sui media. Allora, ci dobbiamo, no, perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi dopo parlerà anche lei, però vorrei poi tornare con i numeri a questo punto. Abbiamo fatto dei discorsi generali, però qualche numero lo chiediamo a Alessandra Ghisleri. A fra poco, dopo la pubblicità. Sì, ma era proprio... Allora, avevamo dato appuntamento a dopo la pubblicità per i sondaggi di Alessandra Ghisleri, insomma, per sapere a questo punto, abbiamo fatto delle analisi, però quali sono i numeri in questo momento, naturalmente immagino che siano precedenti a tutta la vicenda del calcio. I numeri risalgono al 29-30 aprile, quindi anche prima dell'ultimo ponte. E diciamo che comunque in queste particolari elezioni tutto può cambiare, soprattutto nelle posizioni. Queste sono le tre settimane decisive. Sì, sì. Diciamo che il primo partito è il Partito Democratico, con un intervallo che va tra il 29 e il 33%, cioè con un dato centrale tra il 31 e il 32 adesso. E il Movimento 5 Stelle, che sale notevolmente, ce l'abbiamo intorno tra il 24 e il 26. Perché insomma è salito quasi 3 punti in 10 giorni, moltissimo. E questi dati sono stati calcolati con un'affluenza media intorno al 60%, quindi 30 milioni di persone. Quindi con un astensionismo forte però del 40%. Allora, sì, diciamo che mediamente alle ultime elezioni era il 66, 65, qualcosa, 66% l'affluenza. Oscilla tra il 58 e il 62 come dato nelle ultime rilevazioni. C'è da dire che c'è un'affluenza legata ai comuni al voto e sono interessati più le regioni, quasi 23 milioni di persone. E qui l'affluenza, diciamo, è tra il 60 e il 70% a seconda dei vari interessi, non ci sono insomma grossissimi sbagli.
Invece, e poi gli altri 27 milioni sono quelli meno motivati ad andare quindi al voto. Ci sarà un traino delle amministrative sulle europee sì, in termini di confida, partecipazione. Si confida in quello, nel senso che perché l'affluenza in questo modo porta delle percentuali, perché poi bisognerà vedere cosa si darà importanza alla lettura dei dati, le percentuali o i voti assoluti, perché poi diventa sempre importante anche quello. Perché magari il voto è più alto in percentuale, ma anche con una perdita, perché Grillo in questo momento ha comunque una perdita di voti, ma una percentuale molto alta perché c'è un'affluenza più bassa. Quindi poi, dicevamo, il Movimento 5 Stelle fra 24 e 26, invece e Forza Italia... Italia noi ce l'abbiamo intorno al 20%, al 20,2, e è un dato in salita rispetto al precedente, quindi insomma più o meno la campagna elettorale sta riprendendo anche in questo partito. Forte la Lega con un 5,2 e il nostro dato rispetto agli altri istituti è uno dei più bassi, perché ho visto che ci sono dei dati molto alti. E, nuovo centrodestra intorno al 5%, noi abbiamo 4,9. Poi quindi è un nuovo centrodestra che riesce a entrare nel Parlamento sì. europeo. Ma allora diciamo che la prima rilevazione, insomma, con l'unione dell'UDC di Cesa, quindi c'è stata anche un accorpamento. Sono elezioni che favoriscono molto il loro voto perché sono elezioni con preferenza. Loro hanno fatto un grande recruiting di personaggi sul territorio e quindi arrivano anche dalla storia delle loro presenze in questo senso. Fratelli d'Italia che è borderline sul 3,9, nel senso che è intorno al 4%, sta facendo una buona, insomma, ha raddoppiato i propri consensi rispetto a quello che era. Le posizioni di Giorgia Meloni molto vicine a quelle della Le Pen sono un attimino più, diciamo, più ferme adesso, comunque ha avuto un buon traino. E poi Tsipras. Vabbè, c'è Tsipras intorno al 3,5, favorito grande prima, poi insomma le elite intestine non lo hanno aiutato negli ultimi tempi e poi scelta per l'Europa è un pochino più frenato, è intorno al 2,4-2,5%. Non ha dei punti di riferimento fissi e stabili e quindi risulta un pochino più frenato nei suoi tre punti di riferimento, cioè la Giannini, Boldrin e Tabacci. Questo lo stato appunto delle cose a tre settimane adesso, con perché, questa tendenza sì. a crescere sì, del sì. Movimento 5 Stelle sì. E abbiamo visto però anche questo Grillo che è tornato in televisione, che ha deciso di accettare è significativo perché anche loro, per quello che io dicevo, bisogna vedere molto se dare importanza ai voti, cioè ai numeri veri o alle percentuali. Perché lui sa che ha perso molti voti sull'onda del fatto che non ci siano state costruzioni rispetto a quanto era stato promesso in campagna questo in elettorale. Parlamento sì. Allora torniamo proprio in Parlamento per la questione del Senato, perché vado da Corradino Mineo, poi naturalmente sentiamo. No, io vorrei tutti intervenire sui numeri. Sui numeri, vuole dire una cosa sui numeri, sì. Molto velocemente perché, prego. Non ho capito perché molto velocemente. Perché stavamo passando a un altro argomento, però prego. Nel senso, cioè, che il voto del 2013 non va affatto dimenticato, sia nel risvolto PDL sia nel risvolto PD. Nel senso che il PDL perse 6 milioni di voti, grosso modo, 6 milioni e mezzo di voti. Allora, su questi 6 milioni e mezzo di voti, diciamo così, che possono esserci due investimenti potenziali. Uno, che è quello del nuovo centrodestra, sul terreno di un voto moderato riformista governativo, chiamiamolo così. E poi, invece, un voto in libera uscita verso posizioni estreme. Renzi e Grillo e oltre Lazzo Grillo. Sfregnano. Queste sono le due letture. Il PD partì che aveva sul terreno dei sondaggi che fa la Ghisleri e altri, aveva vinto le elezioni. Bersani secondo me diede un'interpretazione statica a quei sondaggi, nel senso sì. che smise di fare campagna elettorale e ritenne che i voti li aveva in cassaforte e stette a guardare la cassaforte, mentre Grillo da una parte e Berlusconi dall'altra impazzavano. E adesso quindi la partita Grillo Renzi è tutta sul recupero o meno di quella perdita, il che spiega anche, devo dire, i toni a mio avviso eversivi che sta tenendo Grillo,
il quale deve coprire il fatto che loro sono arrivati in 150 in Parlamento e in Parlamento non si sono visti né sentiti. Beh, però questa è l'analisi che faceva prima. E quindi lui deve recuperare con dei toni altissimi. Detto tutto questo, tutti questi sondaggi hanno una grande incognita che Ghisleri sa meglio di me, ed è questi sono quelli di chi risponde. Poi ci stanno quelli che non rispondono. Quelli che non rispondono non risponderanno fino alla fine o all'ultimo minuto secondo una parte di essi si poserà. Questo argomento sicuramente è la campagna elettorale per prendere, vale anche per Grillo. Sono venuti molti grillini intervistati che dicono che alla fine loro temono l'astensione, quindi che l'astensionismo è il loro nemico, a proposito anche dei nomi diceva lei. Però appunto andiamo al Senato, alla questione del Senato. Poi le riforme. Fare incendiare c'è sempre il rischio dell'ustione. Certo. Allora, che succede del Senato? Nel senso, Corradino Mineo che rappresenta la minoranza che però è per il Senato elettivo, quindi ha perché i senatori siano eletti, anche con modali che sia una Camera diversa, si superi il bicameralismo, ma in questo modo, quindi non è favorevole alla proposta iniziale, perlomeno del Governo. Sembrava che ci fosse un'apertura, una mediazione su un testo base scritto dai relatori, tenendo insieme naturalmente la proposta del governo, però ieri il ministro delle riforme si è irrigidito anche dopo aver incontrato i professoroni, come dice lei, e niente, sembra che invece il governo a tutti i costi voglia star fermo sulla... Guarda, io sono un parlamentare, anche alla prima legislatura... Un parlamentare nella commissione del Senato con un voto decisivo... Alla prima legislatura, credo l'unica, quindi andrò lì e cercherò di capire dal presidente della commissione, Anna Finocchiaro, che è relatrice assieme a Calderoli, quale sia la risposta che loro danno a un dibattito appassionato e appassionante che c'è stato in commissione. Un dibattito, lo dico senza paura di smentite, che ha accettato grandissima parte delle richieste del Premier Matteo Renzi. Io non credevo che si arrivasse a una tale unità su cose importanti come la riduzione del numero di parlamentari, tacchini, 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 ma nel nostro disegno di legge, quello Chiti, si parla di 315 deputati e di 106 senatori, 421 in tutto, meno di 200, meno della riduzione, è la strage degli innocenti, della riduzione prevista dalla Boschi. Seconda questione, vabbè, non saranno così, ma c'è una disponibilità di tutti i gruppi a ridurre i parlamentari, diciamolo alle persone che ci sentono. La seconda questione, fine del bicameralismo paritario. Vabbè, insomma, ci sono quindi dei punti, però straordinarie cose che Renzi ha chiesto e che la Commissione gli dà. C'è ancora un punto che non è risolto, che però, Sardoni, mi permetta, io vorrei così, il Senato può essere, sic et simpliciter, il Senato delle autonomie? Noi diciamo, fino a quando c'è una sola Camera con legge maggioritaria e non si è detto quali garanzie si danno ai cittadini italiani, che non possa essere stravolta la Costituzione, che non possono essere stravolti i criteri di composizione e di scelta della Corte Costituzionale, del CSM e sui trattati internazionali. Finché così devono essere eletti. Prego. Senato delle garanzie, e un Senato delle garanzie è sensato che sia eletto con voto diretto dal popolo, solo 100 senatori. Su questo c'è stata un'apertura importante di Matteo Renzi al convegno dei senatori del PD sul tema. Dopodiché, dopo questa apertura... Cioè ieri? Non ieri, dopo questa apertura, nei giorni scorsi, ieri, sui giornali vedo delle posizioni, delle rigidità... da parte del ministro Boschi. Non so se sia il ministro Boschi, io ho visto anche varie mediazioni, io ho la sensazione che c'è un sacco di gente che vive mediando fra gli umori del Parlamento, che dovrebbero essere gestiti come se fosse un gregge, e il Presidente del Consiglio. Questi, diciamo, autoproclamatisi mediatori fanno un danno tremendo. Oggi io spero che Finocchiaro e Calderoli tengano conto del dibattito, e cioè assumano tutto quello che c'è da assumere, ma lasciano aperto al dibattito le due o tre questioni su cui non c'è... Quindi che non si adotti questo testo base così rigidamente. Ma sembrerebbe un ritorno indietro. Qui dobbiamo chiamare in causa Malan, perché in realtà la lettera di Silvio Berlusconi dell'altro ieri, mi sembra, giorni fa, su Corriere della Sera,
diceva che anche Berlusconi, anche Forza Italia non è convinta di questo schema. Per la verità c'era già una raccolta dietro la proposta di Minzolini di un Senato elettivo di 39 senatori su 59, quindi insomma un numero... Alcuni erano fuori dal gruppo di Forza Italia, comunque era sempre maggioritario. E quindi che succede? Forza Italia rispetto a questo, se ci sarà questo irrigidimento del governo sulla proposta come testo base, che farà Forza Italia? L'abbiamo detto in tutti i modi e l'ha detto autorevolmente Berlusconi anche nella lettera, ma l'aveva già detto in precedenza, che il testo così com'è non è votabile. In un Senato che viene più che dimezzato da 315 a 145, non è chiarissimo, il che va benissimo, su questo siamo d'accordo, talmente d'accordo che l'avevamo già fatto nel 2005, fu il Partito Democratico, Renzi incluso, a volerlo bocciare, questa riforma del 2005. Comunque, ma un Senato che vede più che dimezzati i senatori, però i nominati dal Presidente della Repubblica si moltiplicano per più di 5, i senatori della Valle d'Aosta si moltiplicano per 6, i senatori del Molise si moltiplicano per 3, aumentano i senatori del Trentino Alto Adige, i 100.000 abitanti della Valle d'Aosta contano quanto i 10 milioni della Lombardia o i 5 milioni della Campania, il Presidente della Repubblica da solo nomina più senatori che i 26 milioni di italiani che però abitano, quello era già che stato un po' rivisto, regioni... quello dei 21. No, non è rivisto. Cioè, il se problema è quello, che... dice se è quello. Il problema è che il governo ha voluto approvare questo disegno di legge governativo, che porta, è vero, porta solo le firme di Renzi e del ministro Boschi, però è quello che è presentato a nome del governo, non è dai deputati, che infatti non è deputato Renzi, ma dal Presidente del Consiglio e dal ministro delle riforme a nome del governo. E hanno presentato questa roba che francamente è una cosa veramente inaccettabile, è una mostruosità dal punto di vista costituzionale. Ne aggiungo un'altra, gli abitanti dei comuni che si trovano ad essere capoluoghi di regione hanno il privilegio di eleggere il sindaco che è contemporaneamente senatore, non si capisce perché il sindaco di Aosta, bella e prestigiosa città rispettabilissima, con i suoi 34.000 abitanti debba essere per forza senatore quando tra l'altro non ha nulla di più il suo comune, i suoi quindi, abitanti insomma... degli altri, mentre i cittadini di Catania con i suoi 300.000 abitanti non hanno un sindaco senatore. È una cosa veramente incredibile che sia stato portato in Parlamento una cosa di questo genere. Se ci sono aperture, noi fin dall'inizio siamo stati disponibili e abbiamo accettato i punti preliminari, anche se la questione del Senato non elettivo era tutt'altro che tra le nostre priorità, per come si dice, tutt'altro che tra le nostre preferenze. Aggiungiamo che se davvero si vuole fare una riforma, non si può dire come fa Renzi sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ci pensiamo dopo. Se vuole dire no, ha tutte le possibilità di dire no, ma dire lo facciamo dopo vuol dire non lo facciamo mai, perché tu non puoi cambiare 40 articoli della Costituzione e poi per questa questione del Senato e argomenti connessi e poi ricambiarne più o meno altrettanti per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Dica chiaro sì o no, non sarebbe male nella sua posizione specialmente. Allora Stefano Menichini, sembra che Renzi abbia rinviato a dopo le elezioni a questo punto tantissime cose, adesso ne parlavamo prima per il calcio, adesso le riforme già aveva detto il 10 giugno. Insomma, sarà un'estate molto intensa o sono invece diciamo rinvii diversi? Non è questo il caso, ma tipicamente i governi molto spesso per darsi un tempo di continuità e di sopravvivenza tendono ad affollare l'agenda del futuro. No, adesso è anche logico che venga sottratta ai fumi della campagna elettorale l'esame e la decisione su questioni che come dicevano anche bene, ma là, diciamo, sono anche delle questioni che sono dei tecnicismi e dei dettagli, poi in realtà al cui interno ci sono questioni di democrazia e di garanzia molto importanti. Non c'è dubbio che il testo originario presentato dal governo fosse lacunoso e insoddisfacente su molti punti, la disponibilità a modificarlo, a emendarlo è stata data e io sono abbastanza convinto. Come ti spieghi questo irrigidimento dell'ultima ora di ieri? È speculare
all'atteggiamento degli altri, alla lettera di Berlusconi che avete citato, al fatto che siamo all'inizio delle tre settimane decisive prima delle elezioni europee. Cioè, Matteo Renzi ha bisogno, per il tipo di rapporto che ha con il suo elettorato, di tenere ferme i punti cardine delle sue proposte innovative e dirompenti. E la non elettività, dei senatori è sicuramente uno di questi punti fermi. Dopodiché si sono messi in moto quelli che Corradino Mineo, diciamo così, un po' sminuisce come ruolo, cioè dei mediatori che trovano delle forme intermedie possibili di elezione di secondo grado, cioè elezione a opera dei consigli regionali. Poi bisogna vedere quanti, da quali consigli regionali, in quale proporzione rispetto alla popolazione, eccetera, eccetera. Cioè tutt'altro che particolari rilevanti, cose importanti, che però sicuramente non verranno sciolte in questi pochi giorni che ci mancano prima della sospensione dei lavori parlamentari. Quello che avremo alla fine, penso, anche dopo la giornata di oggi, l'ennesima giornata decisiva per le riforme. Beh, però ci sono sempre giornate decisive, è vero, l'abbiamo annunciato varie volte, però volte. Si annunciano un testo, un altro, una differenza se quello del governo. Avremo, io credo, un governo che tiene ferma vorrà il suo testo. I punti cardine, fra cui c'è la non eleggibilità dei senatori, dopodiché, dopo le elezioni e in parte anche alla luce di quelli che saranno stati i risultati elettorali e i nuovi rapporti di forza e nella speranza di Renzi, la nuova investitura popolare che lui può ricevere dalle europee, il tema si riaprirà e si vedrà come si chiude. Anche perché la forchetta che prima indicava Alessandra Ghisleri tra i 29 e il 33 per Renzi sono questioni molto, diciamo, è molto diverso per la leadership di Renzi andare sotto il 30 o arrivare al 33. Ma è per quello che io credo che sottolineavo per le ultime tre settimane. Io volevo fare una domanda a lei proprio su questo punto del Senato. Che cosa succederà? Lei naturalmente è un deputato, però cosa succederà al Senato dal punto di vista di NCD? Voterebbe per il testo base del governo o invece il paletto dell'elettività del Senato è un punto irrinunciabile? Non è un paletto il nodo dell'elettività, però noi abbiamo un atteggiamento di mediazione fra due opposte rigidità, non ce n'è una sola, c'è quella del governo e c'è anche quella di Forza Italia che si è manifestata da diversi punti di vista, compreso il rilancio sul presidenzialismo, sul quale in molti siamo d'accordo, che però Berlusconi ha fatto quasi, per dirla in termini calcistici, vista la discussione che abbiamo fatto precedentemente, in zona Cesarini, quindi è sicuramente fuori dal confronto che c'è stato direttamente con Renzi. Se fosse stato così importante lo poteva porre a Renzi al Nazareno quando si sono visti. Stavo dicendo esattamente questo, quindi è da capire se si tratta, che hanno fatto un accordo se di si tratta di una presa di posizione nella quale ognuno ribadisce per ragioni anche elettorali le sue posizioni originarie, oppure se è un dato di fatto realmente nuovo che rimescolerebbe tutte le quarte. Noi al Senato ci stanno varie proposte, io non so se negli accenni un po' ironici che faceva Corradino Mileo sui mediatori si riferiva anche al ruolo che sta svolgendo il senatore Quagliariello che cerca appunto di vedere. Però Quagliariello è per un senato elettivo. Sì, lo ha detto chiaramente. Quagliariello su questo, anche perché l'aveva scritto nel comitato dei saggi. È una di quelle di trovare, è uno dei possibili punti di caduta positivi. Un punto di convergenza tra le varie posizioni, nel senso che noi non è che su una tematica così delicata siamo schiacciati su qualunque cosa proponga il ministro. Cioè potreste anche votare in commissione contro. Adesso vedremo. Ascolterete. Dopodiché, se mi consente un'osservazione scherzosa, il paradosso è che da due legislature noi della Camera siamo in attesa che i senatori decidano tutto, compreso la loro dipartita, che è una situazione anche un po' paradossale, devo dire la verità, nel senso che è tutto concentrato in effetti. Se per questo sono in attesa anche che il Senato cambi, secondo un accordo che il governo ha fatto con NCD, un decreto lavoro che la Camera ha votato con la fiducia. Con la fiducia del governo.
Senato lo rendete comunque, voi indispensabile. Piuttosto del Senato di Renzi e Boschi è meglio nessun Senato, molto meglio. Molto l'abolizione meglio. Sì, ma, di sicuro. Allora intanto sicuro. Vorrei, ci sono delle dichiarazioni di Berlusconi sulla questione degli stadi, il quale Berlusconi dice... affidare la sicurezza degli stadi o far pagare la sicurezza degli stadi anche alle società non è utile, dice Berlusconi, che è anche presidente del Milan, clamoroso. E quindi non credo sia utile e possibile quello che leggo, cioè che la sicurezza negli stadi debba essere affidata alle società di calcio, per due motivi: tutte le società presentano bilanci difficili, molti in deficit, e non possono permettersi questa spesa; due, perché non avrebbero mai la competenza per un efficace sistema di sicurezza. Questo ha detto Berlusconi, certo. E poi ancora dal... Battute a parte, devo dire che onestamente sul tema Berlusconi tutti i torti non li ha. Lui pensa sicuramente anche al bilancio del Milan, però se l'intervento sulle tifoserie deve essere la cosa seria e profonda che dicevamo, non è che adesso le società organizzano... diciamo così, delle bande polizie private certo, sì, però Cicchito, posso dire una cosa, tirare fuori la polizia in divisa dall'interno dello stadio è stato uno dei passaggi, una delle cose più positive che sono state fatte, sì. Diciamo dal punto di vista dell'alleggerimento del clima interno, e affidare a questi famosi steward, come in tutti quanti gli stati, però non è la conseguenza è quella che stiamo vedendo. No, le cose sono successe fuori, non succedono quasi mai all'interno. Onestamente, da frequentatore dello stadio, che gli steward, ai quali va tutta la mia solidarietà e amicizia, possano intervenire rispetto ai nuclei violenti che esistono negli stadi dentro le tifoserie, francamente impossibile, anche dire, è un fuor d'opera. Volevo dar conto anche della posizione del ministro dell'interno Alfano, perché Alfano ha un po' ammorbidito la sua posizione iniziale, perché dice che in realtà le misure di emergenza non servono, e quindi non serve di fare delle cose sull'onda dell'emergenza, quindi evidentemente è d'accordo con la linea di Renzi di rinviare a dopo le elezioni. E poi dice anche, eccolo qua se lo ritrovo, la nota di Alfano, la nota in realtà ha dichiarato, va bene, niente, è sparito Alfano, e ecco, e dice però ci riapproprieremo degli stadi e che l'inasprimento del DASPO forse potrebbe anche essere utile, questo dice. Poi si allinea invece alla proposta di Renzi, anche i club facciano la loro parte sulla sicurezza. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo subito dopo. Cosa abbiamo? L'ultimo blocco. Allora, c'è un altro tema che riguarda i gufi e gli sciacalli, perché questo ha detto Renzi, in realtà comincio da Stefano Menichini in questo caso. Naturalmente è il modo di Renzi che ha ogni volta di indicare i frenatori poi delle sue riforme, del suo slancio così riformatore. Però oggi questo modo di approcciare i critici, definendoli gufi e sciacalli, viene criticato dal Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, da Antonio Polito, che dice: l'errore non lieve del premier polemista, è il titolo di questo articolo. E Polito dice: se infatti chiunque dica la sua, magari anche in nome di interessi corporativi o di categoria, come spesso nel caso di sindacati oppure anche di altri politici, viene dichiarato non attendibile perché sta solo difendendo un privilegio personale, il nuovo potere è legittimato a non ascoltare più il dissenso, ergendosi a unico infastidito interprete della volontà generale. Non è proprio il modo in cui funzionano le società aperte e liberali, piuttosto un cortocircuito che abbiamo visto spesso all'opera nelle rivoluzioni. È una critica legittima, c'è un errore di comunicazione magari nell'usare frequentemente questo tipo di espressioni, Stefano Menichini? Ovviamente non c'è un errore di comunicazione, anzi è una comunicazione straordinariamente efficace, perché incontra, come sappiamo, un umore diffuso, molto trasversale nelle opinioni pubbliche, destra, sinistra, centro, chiunque. La semplificazione anche, diciamo così, della
dell'attribuzione di queste figure animali ai vari antagonisti politici. È chiaro che in prospettiva questo può suscitare legittimamente delle preoccupazioni in ordine alla qualità del dibattito democratico, anche se attribuite a Renzi le preoccupazioni, diciamo, di tipo neoautoritario suonano francamente un pochino grottesche. È urticante, non c'è dubbio che sia urticante. Ma è urticante però, perché deve, come dire, fa parte della competizione con Grillo, anche questo linguaggio. Sicuramente fa parte della competizione con Grillo, però è anche un richiamo al ceto politico del fatto che il problema originario, che è il problema che ha dato origine un anno fa al successo di Grillo e che sostanzialmente ha reso possibile l'avvento di Renzi nelle modalità incredibili, rapide, sorprendenti con cui è avvenuto, Renzi sostanzialmente sta dicendo ai suoi colleghi del sistema politico, dal quale peraltro appena può si tira di lato, guardate che il vostro problema di credibilità con l'opinione pubblica, con l'elettorato, è tutt'altro che risolto. E se voi pensate di continuare con le modalità, con le procedure, con le lentezze di una volta, anche contro di me o contro le mie proposte, andate incontro a un ulteriore aggravamento di questa crisi e di questo fossato che vi divide dall'opinione pubblica. È un atteggiamento populista? C'è sicuramente una vena di populismo in questo, c'è evidentemente una competizione, però attenzione perché in realtà un segretario di partito, presidente del Consiglio, che si propone di riportare la politica al centro della scena, di ridare alla politica la possibilità di decidere fuori dai condizionamenti corporativi, dei poteri, dei giornali, dei giornalisti, rappresenta in realtà per il sistema nel suo insieme una chance. Quindi io non dico che bisogna agevolare Renzi in tutte le cose che propone, assolutamente, tutti quanti devono fare il proprio mestiere e credere nelle cose nelle critiche che fanno e nelle cose di cui sono convinti. È un problema di metodo e purtroppo nella discussione sulle riforme istituzionali noi stiamo vedendo in queste settimane e mesi che si stanno di nuovo adottando dei metodi, diciamo così, di impantanamento utilizzando meccanismi parlamentari, per cortesia, tutti quanti legittimi, che però si prestano dal punto di vista di Renzi a essere denunciati. Vedo Mineo come tali. Che scuote la testa perché se non, qualcuno impantana, non do giudizi di me, non do giudizi di valore. Da Mineo vorrei sapere, sì, perché questo blocco è molto ultima parte della trasmissione, è molto breve, quindi volevo chiedere se la critica di Polito ti ha perfettamente convince. Ragione. Ha perfettamente ragione, la mettiamo così, c'è un Presidente del Consiglio, un segretario del PD che sta facendo una cosa importantissima, tiene insieme le contraddizioni con la politica, è un grande politico, di questo l'Italia ha bisogno e anche l'Europa di questo ha bisogno. Poi c'è una tendenza tutta italiana, siamo il paese del fascismo e poi anche, me lo consenta Malan, del berlusconismo. E anche del comunismo. Vabbè, d'accordo, vabbè, qui la piccola borghesia, qui la piccola borghesia si è espressa in questo modo, in altri posti si è espressa con quella cosa oscena che è stato lo stalinismo e di cui possiamo parlare a parte. Allora, siccome siamo questo paese, oltre a un magnifico Presidente del Consiglio che fa politica e ha ragione a dire non facciamoci impantanare, c'è invece una specie di ideologismo per cui al credere, obbedire e combattere con Grillo, al credere, obbedire e combattere con Berlusconi, si contrappone il credere, obbedire e combattere con Renzi. Mazzo. E questo non serve a Renzi, lo danneggia. Quello che dice Polito è questo tipo di atteggiamento, cioè la trasformazione del gufo e dello sciacallo da una battuta in un anatema, allontana le persone. Ma gli italiani pensano dei politici, ma magari che sono gufi e sciacalli, pensano molto peggio. Se dovessero adottare, se dovessero esprimere voi politici, Renzi non ha mai fatto un minuto fuori dalla politica e lui dovrebbe essere l'antipolitica. Ma dai, andiamo. Provate a spiegare. Provate voi che siete stati seguaci di Berlusconi a spiegare questa cosa agli italiani dopo avergli cercati di convincere che uno che stava in politica per 20 anni da Presidente del Consiglio in realtà era alla politica. È lo stesso meccanismo. Cicchitto, vorrei chiedere intanto a lei che cosa ne pensa di queste espressioni, gufi e rosiconi. Ci sono i gufi e rosiconi? Non gli do
Chiedo, vedo che il giardino zoologico è cambiato, perché prima si parlava e riguardava specialmente il centrodestra, i falchi e i colombi, e qui... adesso c'è una, anche un giardino zoologico della sinistra che riguarda gufi, sciacalli, eccetera. E i rosiconi non sono animali, sono delle cose, un po' sì, voglio però, anche sono dire, ricordare che non c'è stato soltanto fascismo e berlusconismo, c'è stato anche comunismo, sì, che ha esercitato un ruolo non indifferente, a mio avviso organicamente negativo, nella storia della società italiana. Allora, Alessandra Ghisleri, chiudiamo su un'altra parte. Ha parlato prima. Ma come ha parlato detto prima? Ho interrotto un attimo. Allora, deve dire Gufi, mi sembrava che avesse, no, detto... No, 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 io vorrei dire una cosa qui. Sì, ma non c'è, non c'è tempo, però c'è tempo per gli altri. Allora, il Renzi, sì, ha un piccolo problema che si sta scontrando con la realtà. Allora, le promesse, tutto a tutti, poi... c'è lo scontro con la realtà, ma lo scontro con la realtà non sta nei gufi, sta per esempio nei documenti che lui ha approvato come governo, cioè sta nelle sue promesse di pagare subito i 68 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, e poi nel DEF approvato dal governo Renzi c'è scritto che ne pagherà 13. Chiaro, nelle promesse però, di ridurre sotto il 10% la disoccupazione. Però è un'altra puntata che facciamo. No, no, ma l'ha detto. Devo dire viva Renzi, se no... No, assolutamente, per carità. Non mi pare che sia andata in questa direzione questa trasmissione. Allora, Alessandra Ghisleri, volevo chiederle le divisioni tra le regioni. Le divisioni tra regioni, perché sembra che ci sia un problema, diciamo, al sud, dove è molto un problema, insomma, non per Grillo, perché lui sembra essere molto forte. È molto buono il dato di Grillo, che sembra ricalcare il successo avuto nelle politiche, con dei dati che danno un'indicazione al di sopra del 30, molto forte, nel sud, nella quinta circoscrizione, quindi le isole, Sicilia e Sardegna. Molto evidentemente più forte in Sicilia che in Sardegna. Fortissimo anche nella circoscrizione 4, dove invece il PD ha guadagnato molti punti, però è ancora, insomma, al di sotto di questo. Le faccio un'ultimissima domanda, le devo chiedere una risposta secca, però sul nord, dove il centrosinistra ha sempre avuto delle difficoltà storicamente in precedenti elezioni, se invece è più forte il PD a nord che non... C'è un ottimo traino, a noi risulta il primo partito perché c'è un buon traino delle elezioni rispetto alla regione Piemonte, e quindi... E c'è il traino delle amministrative, che era il discorso che si faceva prima. Grazie, medio di Fassino. Grazie a tutti, a parte il dito medio, poi si valuteranno dopo i sondaggi sul dito medio di Fassino. Grazie ai nostri ospiti, Omnibus finisce qui, Coffee Break, torniamo domani, buona giornata a tutti. Vabbè, ci siamo.